Voilà, buongiorno amici, come state? Oggi andremo a fare una puntata abbastanza colorata. No, con questi spaghetti non fa ancora così caldo da dovermi soffiare. Oggi andremo a fare degli spaghetti cotti al vino rosso, quindi automaticamente diventeranno rossi rossi, proprio perché siamo ancora nel tema di San Valentino, successivamente messi su una vellutata di patate e poi scopriamolo insieme. Quello che è impossibile, con me è sempre possibile. Venite! Allora, gli ingredienti che ci servono sono i nostri spaghetti, le patate per fare la vellutata, andrò a saltarli con un pochettino di pesto e a cuocerli nel vino rosso. Come vi dicevo, è una puntata colorata. Allora, signori, io non voglio tanto fare pubblicità, però mi raccomando, io sto usando una pasta, sì, questa pasta IGP di Gragnano, trafilata a bronzo con un'asciugatura lenta, con un'essiccatura lenta. Mi raccomando, questo è grano 100% italiano. Fate attenzione, perché quando trovate del grano EU, anche se dicono che pasta italiana, sono dei grani coltivati anche in altre nazioni, che non voglio dire, però una pasta italiana con un grano europeo non è più 100% italiana. Quindi mi raccomando, andate sempre a leggere nel retro del vostro pacco dove è stato coltivato il grano. Vi assicuro che dei piccoli dettagli fanno l'importanza. Siete pronti? Ok, come potete vedere qui già c'è del fumo. Cosa bolle in pentola? Io praticamente, se avete già notato nei video precedenti, ho sempre del brodo pronto. Perché? Ogni volta che vado a pulire delle verdure, quindi sedano, carote, cipolla principalmente, per fare qualsiasi tipo di piatto, io le bucce non le butto. Io non butto niente, non butto nulla. Questo brodo oggi ci servirà proprio per fare, per lessare le nostre patate. Ok? Perfetto. Taglio, eccolo, lui il mio amico fedele, il mio coltello. Coltello di chef Ivan Podito. Le patate le andiamo a mettere nel brodo, perché no, le andiamo a bollire lì, diamo più sapore al brodo, diamo più sapore alla patata, cerchiamo di sfruttare tutto ciò che abbiamo in cucina al massimo. Quindi in questo caso abbiamo il brodo, ci lessiamo le nostre patate, ecco qua. Ora, queste patate con questo tipo di taglio avranno una cottura di circa 10 minuti. Quindi nel frattempo, per ammortizzare il tempo, andiamo a mettere il nostro vino nella pentola. E voilà! Perfetto! Si accendono le fiamme. Aspettiamo che il vino arrivi ad ebollizione e caliamo la pasta. Io ho fatto vino e una piccolissima percentuale d'acqua. Quindi caliamo piano piano i nostri spaghetti. Perfetto. La nostra pasta è quasi tutta immersa nel vino. Guardate, già solo nell'immersione già prende colore. Allora, mentre la pasta bolle, io andrò a raccogliere ad una le mie patate. Perfetto, patate qui, un goccio di olio, coperchio e ciak, azione! E voilà, le gesuffe, la vellutata è qua. Quindi, primo passo compiuto. Allora, in un pentolino vado a mettere un po' di pesto, giusto due cucchiai e un poco. Un po' del nostro brodo, vedete quante volte ci è utile? Anziché allungare con dell'acqua fresca, noi andiamo sempre a usare il nostro brodo. Perfetto, aspettiamo gli ultimi 2 minuti, gli spaghetti sono cotti, andremo a saltarli e poi andremo a comporre la nostra opera. Eccoci pronti,
il nostro spaghetto bello cotto e colorato, io vado a metterlo nel nostro pesto. Quindi ora andiamo a comporre il nostro piatto. La vellutata è pronta, lo spaghetto è cotto, colorato, il sugo c'è, andiamo a comporre il piatto. Allora, cominciamo con la nostra base di patate. Prendiamo il nostro spaghetto